Nel frattempo, in assenza degli uomini, le donne dovettero andare in fabbrica o nei campi per poter sfamare la famiglia. Voi pensate che lavorare china tutto il giorno su un campo sia cosa facile? Prendete ad esempio le Mondariso, con il sole cocente sulla testa, la schiena curva, a togliere le erbacce dalle piantine di riso, con le gambe nell'acqua stagnante dove c'erano le sanguisughe. Sapete come facevano a resistere a una simile tortura? Grazie al canto. Cantando sentivano meno la fatica del lavoro e tornavano a casa col cuore più leggero. Siamo state raccoglitrici di olive e di frutta e lavoratrici nelle risaie. La fatica ci piegava, nel vero senso della parola. Il lavoro in risaia consisteva nello stare intere giornate con le gambe nell'acqua fino alle ginocchia, la schiena curva a seminare le piantine di riso e a togliere le erbe infestanti. Rischiavamo ogni giorno varie malattie per via delle zanzare e delle sanguisughe. Arrivavamo anche da lontano per venire a lavorare in risaia nel Novarese e nel Vercellese. Tutte noi, durante le lunghe giornate di lavoro, con tutti i climi, cantavamo e grazie al canto riuscivamo a distrarre la mente dalle fatiche e a tenere alto il morale. Il canto fu per noi compagno fedele in quegli anni di fatiche, la nostra oasi, il nostro rifugio. Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere e violenza nulla mi fermò. I nostri corpi sulle rotaie, ma abbiamo fermato il nostro sfruttato. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchia il simbolo del lavoro. Questa bandiera gloriosa e bella, noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più su. Dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. E se qualcuno vuol fare la guerra, tutte quante unite noi la fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Vogliamo la pace sulla terra.